Dopo aver affrontato l'imponderabile che una nevicata bufera come quella che si è abbattuta la scorsa settimana sul nostro territorio può riservare, nonostante le minuziose e precise previsioni meteorologiche, ora è il momento dei ringraziamenti per essere usciti in maniera brillante da una prova così impegnativa per tutti della macchina dell'emergenza da parte dell'amministrazione pubblica. Nella sala della Concordia del Comune di Fano a prendere la parola, alla presenza delle forze dell'ordine e assessori competenti, è stato il sindaco Seri. Oggi possiamo finalmente dirci fuori, dice il sindaco, da una settimana difficilissima, nata con un'allerta di rischio idrogeologico che ha comportato l'esondazione e anche l'evacuazione di alcune famiglie e proseguita poi con l'arrivo di copiose nevicate che potevano paralizzare anche l'intera città. Punto nevralgico per la gestione di tutte le operazioni, il COC allestito nei locali della Protezione Civile del Codma, dove è stato ampio il dispiegamento dei volontari del CB Club Mattei. Tutto il complesso del discorso di protezione civile del COC è andato abbastanza bene, non che in passato sia andato male qualcosa, ma questa volta ci sono state delle procedure impartite dalla Regione Marche che sapevamo, l'amministrazione sapeva cosa fare e chi fa cosa. Ripeto, sono state messe in atto tutte nei tempi giusti e quindi ci siamo trovati a sedere intorno a quel tavolo con tutte le persone che ne dovevano fare parte e quindi siamo riusciti a risolvere nel migliore dei modi. Voglio prendermi il tempo, continua il primo cittadino, per ringraziare di cuore tutti coloro che a far fronte a questo delicatissimo momento si sono impegnati con grande generosità, garantendo sicurezza ai cittadini e consentendo la continuazione dei servizi necessari. Un bel lavoro di squadra ed un risultato possibile grazie anche a tutte le misure organizzative e preventivamente messe in campo con un monitoraggio continuo durante tutto l'anno e i cui frutti possiamo apprezzare fortunatamente solo in questi casi. Ho voluto organizzare questo momento con tutti i protagonisti dell'emergenza, perché quando le cose vanno male c'è sempre un grande risalto, quando le cose funzionano, anche se poi un po' di polemiche ci sono sempre, però ci si dimentica di ringraziare. Allora, come sindaco a nome della città, essendo stato io stesso protagonista e a fianco di tutti gli attori di questa emergenza, ho sentito il dovere di chiamarli tutti ed esprimere un ringraziamento a nome di tutta la città. Un ringraziamento lo voglio fare anche a Fano TV, ai giornalisti, alla carta stampata, ma in particolare a Fano TV, perché veramente in quei momenti è stato un compagno di viaggio fondamentale che ci ha consentito di comunicare in tempo reale con la cittadinanza, perché molte informazioni alcune volte è difficile trasmetterle e con le dirette della nostra emittente locale ci ha consentito veramente di svolgere al meglio anche il nostro lavoro.